c'è una correlazione tra i ritardi nella realizzazione del TMB di Scarpino e le dichiarazioni del 28 dicembre di Regione Liguria che parlano di un accordo con l'Emilia Romagna per il trasferimento e lo smaltimento nel 2023 di rifiuti urbani fino a 7.000 tonnellate? Non esiste una correlazione, per intenderci, tra i lavori sul TMB e i tempi di realizzazione del TMB e questi ulteriori spazi per i rifiuti liguri di tutta la regione. Anzi, diciamo che da un certo punto di vista sono stati strutturati per tener conto di alcune lungaggini su altri impianti che esistono in regione. C'era giusto oggi un articolo che leggevo dove, diciamo, collegavano il discorso di Piacenza a Saliceti, ad esempio. È abbastanza improprio anche quello, sì, perché Saliceti però è un impianto di biogestione. Si è fatto un po' di confusione, secondo me, mediaticamente. Sì, perché poi gli spazi trovati su Piacenza sono spazi di smaltimento. Sì. Okay? Sono equiparabili a Scarpino. Scarpino, sì, come discarica. Valorizzatore. Okay? Il TMB invece è un impianto di trattamento. Quindi noi il trattamento attualmente lo facciamo, perché in discarica può andare soltanto prodotto trattato. Quindi il genovesato, tutto il nostro pezzo sostanzialmente va a trattamento su impianti TMB che sono del Piemonte, con un precedente accordo regionale fra Regione, sì, Liguria e Regione Piemonte, ma non sono per lo smaltimento, sono soltanto per il trattamento. Tant'è vero che nell'accordo fra Liguria e Piemonte c'è che nulla deve rimanere in Piemonte di ciò che viene portato da noi. Quindi tutto lo scarto dei TMB piemontesi viene poi a Scarpino, viene smaltito a Scarpino. Questo flusso ipotizzato su Piacenza è un flusso di smaltimento che in sostanza va a compensare la mancanza di spazi di smaltimento che ci sono soprattutto nella provincia di Imperia e Savona, sì, per le difficoltà autorizzative e di realizzazione dei nuovi lotti di scariche di Imperia e Savona. Okay? Quindi sono due robe separate. E quindi finisce nell'inceneritore di Iren, giusto? A Piacenza. Parte lì dovrebbe finire nell'inceneritore di Iren, sì, sì, assolutamente. È uno smaltimento, quindi gli smaltimenti sono o inceneritori o discariche. Gli altri sono impianti di trattamento intermedi.